Mi pare che anche sul tema della giustizia il governo stia andando avanti in maniera abbastanza scriteriata e sostanzialmente inconcludente. Vediamo di capirci. Il sistema giudiziario in Italia ha bisogno di una riforma profondissima, profondissima. Dobbiamo partire da un presupposto. Il presupposto è la tutela piena dell'autonomia della magistratura. Se non partiamo da qui non ci capiamo e creiamo soltanto equivoci e squilibri istituzionali e costituzionali. Detto questo, cominciamo a partire dalle cose urgenti. Innanzitutto la riforma della giustizia civile, perché quando parliamo di economia e di peso della giustizia sull'economia ci riferiamo alla giustizia civile, che ha tempi di decisione biblici. Poi dobbiamo affrontare il problema, che non viene affrontato, dell'abuso in atto ufficio, che è un altro elemento che blocca la pubblica amministrazione o la frena. E quindi qui dobbiamo andare avanti, a mio parere, in maniera estremamente radicale, perché è una figura di reato equivoca, ambigua, che frena la pubblica amministrazione e i pubblici amministratori. Poi c'è un altro principio da affermare, e cioè che non c'è nessun esercizio di potere che riguardi la politica, che riguardi l'economia, che riguardi la magistratura, a cui non corrisponda una responsabilità. Quale che sia il tuo lavoro, tu devi essere libero di fare quello che ritieni giusto, ma ne devi rispondere. Questo è un principio da introdurre anche nel mondo giudiziario, ovviamente, con l'equilibrio e l'attenzione necessaria. Il tipo di lavoro che viene fatto dalla magistratura è tale da non poter essere frenato da altre preoccupazioni. Quello di cui sta parlando oggi il governo non ha nessuna connessione con questi problemi di cui stiamo parlando, che sono le cose concrete da affrontare per rilanciare l'economia e modernizzare il nostro paese. Il mio augurio ovviamente è che non si apra uno scontro tutto ideologico con la magistratura e che non ci siano, come dire, atteggiamenti intimidatori della politica nei confronti dell'autonomia della magistratura. Un conto è una riforma profonda che è indispensabile, un altro conto sono le furbate politiche, intimidire per ridurre l'autonomia di azione della magistratura. Dobbiamo combattere per tutelare l'autonomia della magistratura.